Informazione, sport e spettacolo sono le parole chiave della stagione televisiva 2024-25 di Rete 8. Al Teatro Marrucino di Chieti, nel corso della serata presentata dalla giornalista Martina Riva, è stato svelato il nuovo palinsesto dell'emittente televisiva Leader in Abruzzo, con gli ascolti in costante crescita. Sul palco il direttore Carmine Perantuono ha ricordato il grande successo ottenuto nell'ultimo anno anche grazie alla maratona elettorale per le regionali e alla collaborazione con Noto Sondaggi, che ha dato alla rete notevole visibilità anche a livello nazionale. Rete 8 è percepita dagli abruzzesi sempre più come un punto di riferimento per i telespettatori, grazie a esclusive e grandi eventi in diretta come Perdonanza Celestiniana, Premi Internazionali Flaiano e le maratone elettorali. Anche sui social Rete 8 è seguitissima, oltre 123.000 follower su Facebook, come ha ricordato il social media manager Roberto Zariello. L'informazione è una colonna portante, dalla rassegna stampa del mattino alle diverse edizioni del TG alle notizie pubblicate sul sito rete8.it, che vedono impegnata una nutrita squadra di giornalisti. Alla presentazione del palinsesto ha partecipato Luca Telese, direttore del centro, dal prossimo 1 ottobre. Con il quotidiano si rafforza la preziosa collaborazione anche mediante le rubriche di approfondimento curate da Pietro Lambertini e Giustino Parisse. Punti di forza di quest'anno sono le dirette delle trasferte del Chieti e dell'Aquila in Serie D e dei match più belli della Pescara Calcio in trasferta, le differite della Pescara Calcio e tutte le esclusive dedicate alle squadre di Serie C. Sul palco la squadra di giornalisti di Rete 8 impegnati nelle trasmissioni sportive Solo Calcio, Terzo Tempo Live, condotte da Massimo Profeta con la presenza del tecnico Fabio Ferraresi, la Domenica Sportiva condotta da Enrico Giancarli con la partecipazione di Marco Sansovini, Diretta Calcio di Marco Tontodonati. Confermati il format mattutino di Jennifer Di Vincenzo, 8 mattina in famiglia di pomeriggio, condotto da Barbara Passerini e Valentina Sacco, il salotto di consigli per gli acquisti show di Paola De Simone, i programmi Fidati di me, Dreams, di Federica Peluffo e Piero Mazzocchetti, i fatti e le opinioni del direttore Carmine Perantuono, Pronto Medicina Facile di Paolo Castignani, Economia, dialoghi sull'impresa di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, coordinato da Laura Federicis, dalla Terra al Mare di Gioia Salvatore, Pathos di Antonio D'Ottavio. Tra i volti storici di Rete 8 anche Induccio e Vincenzo Olivieri, ai quali si affiancherà anche il regista e showman Walter Nanni. Tra i programmi al debutto, L'attimo fuggente di Mila Cantagallo, Chimera con l'esperto Raffaele Bisegna e Cuore, corna e confetture di Magda Tirabassi. Tra le novità c'è anche la collaborazione con il capoluogo per la trasmissione Grand'Angolo. L'arcivescovo di Chieti Vasto Bruno Forte ha inviato il suo saluto e una benedizione e padre Andrea ha rappresentato il santuario di San Gabriele d'Isola del Gran Sasso, dal quale ogni domenica mattina Rete 8 trasmette in diretta la Santa Messa. Durante la serata si sono esibiti gli artisti Silvia Pagni, Piero Mazzocchetti, Riccardo Crisante e la concorrente di Dreams Romilda e cori abruzzesi di Arvì. Uno speciale ringraziamento al gruppo editoriale di Rete 8, rappresentato in sala dall'amministratore delegato, il dottor Giovanni Scurti, tutto lo staff tecnico capitanato da Andrea Di Fabio e al pubblico che speriamo continui a seguirci. Si accende un'altra volta.